Buonasera a tutti, siamo molto felici di avervi qui, veramente un grande piacere a nome di Ananda Edizioni, e per noi è un momento molto prezioso, soprattutto questo libro, l'autobiografia di uno yogi. Come vi dicevo, questo è un classico spirituale che ha cambiato la vita di milioni di persone, veramente. È stato considerato uno dei best seller spirituali del secolo. E questo è un libro molto speciale, molti di voi forse lo avete già letto. In questo libro Yogananda infuse le sue vibrazioni in ogni parola, quindi infuse la sua coscienza. E per questo non è semplicemente un libro, è proprio un messaggio molto forte e ha un potere trasformante. Quindi ha toccato veramente le vite di moltissime persone, le ha cambiate, molte anche in questa sala. Anche personaggi famosi lo hanno apprezzato, da Thomas Mann, il premio della letteratura, a degli artisti come George Harrison, Elvis Presley, attori come John Voight, Ben Kingsley, e recentemente anche Steve Jobs, che l'aveva scaricato sul suo iPad. Quindi un libro veramente universale, un libro profondissimo, e siamo molto felici di avere questa edizione ascoltabile, questo audiolibro che Enzo ha voluto realizzare. È stato proprio un bellissimo progetto nato insieme. Quando ho incontrato Enzo e gli proposi di registrare, di leggere il libro, lui è stato subito molto entusiasta, perché Enzo è un grande attore di teatro, di cinema, di televisione, ma anche proprio un profondo e sincero ricercatore spirituale. Passeremo invece la parola a un carissimo amico, che è l'onorevole Paolo Masini, che è qui di fianco a me, e che è un responsabile della Commissione Cultura qui al Comune di Roma. E Paolo ha sostenuto sempre le nostre iniziative nel mondo dello yoga, della spiritualità, e ha aiutato a realizzare lo Yoga Festival qui a Roma e ci ha sempre accompagnato in tantissimi eventi. Quindi con molto entusiasmo ha accettato di essere qui stasera per dire le sue due parole su questo libro, su questo maestro Yogananda. Quindi benvenuto Paolo. Mi fa piacere essere qui perché è un percorso che nasce da lontano. Io ricordo la prima volta che Nandini mi propose, all'epoca con l'altra amministrazione, di presentare appunto proprio il libro insieme a Kriyananda nella sala del Carroccio. Ci fu parecchia agitazione, perché spiegare al cerimoniale del Comune di Roma, insomma abituato a fare altro, che si poteva presentare anche un libro del genere, è stato abbastanza problematico, da come disporre le sedie ai fiori da mettere sui tavoli alla richiesta di una responsabile del cerimoniale, che a un certo punto mi fa: ma Yogananda è arrivato? Era già qui tra noi prima. Io credo che ai tempi nostri un audiolibro sia davvero importante e fondamentale. Anch'io l'ho ascoltato, è vero, è diverso rispetto che leggere il libro. In più credo che nella vita, a volte, spesso frenetica, che facciamo, magari un audiolibro aiuta a fermarsi un attimo, a ragionare, a essere un po' più profondi di quello che facciamo di solito. Per noi tutti, per conoscere meglio questo libro, per sapere meglio appunto anche l'avventura di Kriyananda, oltre che quella di Yogananda, di Kriyananda e del suo incontro con Yogananda, e delle opportunità. Nella parte finale ci sono anche alcune cose riguardanti il Mahatma Gandhi. Credo che insomma un'opera che fa bene a tutti noi. Grazie. Grazie a Paolo per le sue parole ispiranti, sempre il suo entusiasmo, la sua bella energia, e anche tutto il lavoro che svolge qui a Roma, la comunità di Roma, proprio sempre all'insegna dell'etica, della cooperazione, della solidarietà, e anche proprio di questi valori di una coscienza nuova che vogliamo portare di un nuovo pianeta. Quindi veramente grazie per il tuo lavoro. Adesso è il momento di passare la parola a Enzo. Ma in ordine proprio di gerarchia, io vorrei lasciare la voce, anche se non è presente per motivi tecnici qui in sala, volevo lasciare la voce proprio a Swami Kriyananda, che parla all'inizio del nostro audiolibro. Abbiamo voluto mettere la sua voce, la sua esperienza, il suo ricordo, la sua testimonianza, e quanto sia stato importante che la sua vita, la sua opera abbia in qualche modo mantenuto intatto e ridato proprio l'anno scorso, due anni fa, quando era nel 40° questa nuova edizione integrale di Autobiografia di uno Yogi. Per cui se possiamo sentire la sua voce. Di Swami Kriyananda, discepolo diretto di Paramahansa Yogananda. Ho incontrato Paramahansa Yogananda
grazie a questo libro. Devo dire che trovare l'autobiografia di uno yogi fu per me un'assoluta sorpresa. Leggerla fu l'esperienza più commovente di tutta la mia vita. Una volta lanciatomi in questa avventura letteraria, mi trovai a oscillare fra lacrime e risate. Lacrime di gioia, risate di una gioia ancora più. Planet, pianeti, star, stelle, stardust, nebulose, Earth, terra, volcanic bursts of doomsday, vulcanici cataclismi da giorno del giudizio, creation's molding furnace, la fornace ove si plasma il creato, glaciers of silent x-ray, ghiacciai di silenti raggi X, burning electron floods, torrenti incendiati di elettroni, thoughts of all men, past, present, to come, i pensieri degli uomini tutti, passati, presenti, futuri, every blade of grass, ogni filo d'erba, myself, me stesso, mankind, l'umanità, enjoyable beyond imagination of expectancy, samadhi bliss, beatitudine del samadhi, not an unconscious state, non un anestetico mentale o uno stato inconscio senza voluto ritorno. Samadhi, but extends my conscious realm. Il samadhi è un'espansione della mia sfera cosciente oltre i limiti della forma mortale, fino ai più lontani confini dell'eternità. Cosmico mare, contemplo il piccolo ego che fluttua in me. Il passero, ogni granello di sabbia non cadono senza ch'io li veda. Tutto lo spazio, come un iceberg, galleggia sul mio mare mentale. Immenso contenitore, io, di ogni cosa creata. Sono diventato il mare stesso della gioia. Spero che abbiate fatto un bellissimo viaggio. Questa è una poesia molto elevata, è praticamente Yogananda che descrive la sua esperienza di coscienza cosmica, la visione suprema, quindi è veramente, esprime la gloria di questo stato. E Enzo ha avuto la bellissima idea di abbinare la voce di Swami Kriyananda che legge in inglese alla sua voce che legge in italiano, quindi questo è un bellissimo passo del libro. Ovviamente non tutto il libro è in poesia e la maggior parte sono passi in prosa che non abbiamo sentito, però volevamo darvi un assaggio di questo momento veramente speciale che Enzo è riuscito a realizzare, un'interpretazione secondo noi bellissima. Non so se vuole aggiungere qualcosa. Yogananda ci dice: guarda in faccia la paura ed essa smetterà di assillarti. Yogananda ci dice: i farmaci hanno dei limiti, la forza vitale creatrice non ne ha. Yogananda ci dice: il pensiero è una forza, come l'elettricità o la gravità. La mente umana è una scintilla della coscienza onnipotente di Dio. Non lo studioso di fisica, ma il maestro pienamente autorealizzato comprende la vera natura della materia. L'immaginazione, la creatività è la porta dalla quale entrano sia la malattia sia la guarigione, il pensiero. Non credete alla realtà della malattia neppure quando siete malati. In questo modo il visitatore, ignorato, se ne andrà. Nelle persone superficiali, questa la adoro, nelle persone superficiali i pesci dei piccoli pensieri producono grandi sommovimenti. Nelle menti oceaniche le balene dell'ispirazione provocano appena un'increspatura. Ogni cosa in futuro migliorerà se compirai uno sforzo spirituale. Adesso. Questi sono i pensieri anche dei suoi yogi e degli yogi dei suoi yogi. Ormai ho imparato a dire yogi senza più pensare a
bubu. Le buone maniere senza sincerità sono come una bella signora ma senza vita. L'intelligenza acuta è una lama a doppio taglio, come un coltello può essere usata costruttivamente o distruttivamente, per incidere l'ascesso dell'ignoranza o per decapitare il proprio sé. Alcune persone cercano di rendersi alte mozzando le teste altrui. E Yogananda ci dice, e con questo ci lascia andare, perché ci lascia proprio a riflettere e a portarlo nelle nostre giornate, cosa che ci auguro di cuore. Una comune pietra, questa si chiama Sala Turchese, vero? Si chiama Sala Turchese, una bellissima pietra. Una comune pietra racchiude in sé il segreto della prodigiosa energia atomica. Allo stesso modo, un comune mortale è una centrale energetica della divinità. Ma ricordate sempre che voi non appartenete a nessuno e anche che nessuno vi appartiene. Auguri a tutti. Grazie.